giorni avevo le allucinazioni. Io vedevo i miei figli negli infermieri che c'erano. In effetti chiamavo gli infermieri con i nomi dei miei figli. Anch'io ho versato tante lacrime, perché quando uno devi seppellire 10, 20, fare 20 benedizioni al giorno di morti, di cadaveri. E in quel momento ho pensato che quella potesse essere l'ultima videochiamata che facevo con la mia famiglia. Mi hanno detto non si risveglia. Lavorare in quei giorni era surreale. La stazione, ad esempio, di Milano Porta Garibaldi era vuota, deserta. Noi siamo abituati al caos, alle persone che chiedono, e invece eravamo soli. Spesso con 4-5 passeggeri si potevano contare, ed eravamo lì al servizio di magari il dottore di turno che si spostava o le persone che continuavano a lavorare, perché poi non eravamo le uniche figure che continuavano a lavorare. Però una cosa che notavamo era la paura. C'era la paura costante negli occhi delle persone, anche di avvicinarsi. Poi il treno era visto quasi come un vettore, no? E quindi c'era proprio il terrore delle persone che non si sedevano, cercavano di non mantenersi. Io ho studiato infermieristica, mi sono laureata a Napoli. Ho detto no, devo essere più utile. Nel senso, avevo proprio come se un richiamo, qualcosa che mi dicesse devi dare una mano. È stato un video visto su un cellulare di un collega, e in questo video si vedevano pazienti in corsia, e mi vengono i brividi perché il video era molto forte, e si vedevano questi pazienti in corsia e poi si vedeva questa infermiera che piangeva. E lei proprio nel video diceva non ce la faccio, non ce la faccio più. E in quel momento ho pensato anche alle mie amiche, perché comunque tutte le mie amiche del corso di laurea erano lì in ospedale, e ho pensato a quei pazienti, e in quel momento ho detto lo devo fare. E poi c'era una pubblicità della Regione Lombardia che cercava appunto personale sanitario, e così ho risposto alla loro chiamata, insomma. Ai tempi registravo, parliamo di gennaio 2020, lavoravamo per una trasmissione che si chiamava Fake, e si parlava di qualcosa di strano. Sono in redazione un lunedì, martedì, e faccio: ragazzi, facciamo sta foto, dico ai miei colleghi, io vado a casa. 35 anni, avrò preso 3 giorni di malattia. E sono andato a casa. Ho iniziato una settimana di febbre abbastanza alta, e arriviamo al 10 marzo, martedì 10 marzo 2020. Mia figlia dice che mi ha visto sul portico di casa, faceva freddo, ma per cercare di prendere aria, evaporavo, tanto, tanta febbre dovevo avere in quel momento. Sento il rumore della ghiaietta e arrivano due tipi vestiti come astronauti. Mi mettono in ambulanza e vado. Vado in pronto soccorso, steso. Quelle poche cose che mi ricordo, mi mettono in una saletta a parte, un medico anestesista rianimatore che faceva la spola fra terapia intensiva e pronto soccorso arriva e mi dice: Vito, c'è un solo posto in terapia intensiva, fossi in te ci andrei. Mi ricordo
ricordo, 67, 65, 67 telefonate, tutta la notte. Ero a casa, con questo telefono che mi hanno dato in Regione Lombardia. E ho detto, mamma mia, è veramente tremenda la cosa. Si capiva già qualcosa, perché in Regione avevano disegnato delle mappe, stavano veramente prevedendo come stava andando, però non si sapeva ancora. Era il primo di marzo, il 2 marzo. Il paziente zero c'era già stato, eccetera. E poi da lì ho iniziato a lavorare solo per quello, perché ho capito che era una cosa seria. Non ci credevo neanch'io fino a quel momento lì. Basta, ho iniziato a fare questo, aprire terapie intensive, una via l'altra. Dal primo giorno ho iniziato catapultata in questa terapia intensiva. Sono stata affiancata a un'infermiera molto molto brava, che mi ha spiegato il tutto mentre lei badava ai suoi pazienti e ai miei pazienti. Non ricordo nemmeno il nome, perché forse non abbiamo avuto il tempo di dirci come ci chiamavamo. Però era lì, presente, ed era soprattutto capace. Molto duro, sì. Un uragano che ci si è presentato nel 2020 così all'improvviso, nonostante un'esperienza trentennale, una cosa del genere penso che nessuno di noi che lavora in ospedale abbia mai vista. Come primo impatto, uno che entra all'interno vede, diciamo, questi letti di fronte, che risulta abbastanza... è un impatto abbastanza forte, pazienti agitati, gente che probabilmente non si ricordava neanche, cioè non si ricordava, non riusciva a capire cosa gli era successo, perché magari è andato in ospedale, aveva fame d'aria e poi a un certo punto si è stati costretti ad addormentarlo per poterlo intubare e cercarsi di salvaguardare la parte respiratoria. Il personale era misto, c'erano persone con un elevato numero di anni di esperienza di lavoro e c'era il personale infermieristico neoassunto, quindi che si trovava a confrontarsi con una realtà più grande di loro. Diciamo che in questi soggetti giovani ci sono stati periodi in cui uscivano piangendo, sentendosi impotenti di fronte a questa malattia. Di solito noi abbiamo accesso ai pazienti e ci conviviamo. In questo caso noi eravamo delle persone totalmente bardate e richiedeva del tempo anche. Entrare era complicato ed era faticosissimo, perché indossare quei dispositivi era una cosa disumana. Io sono stato colpito dalla seconda ondata. Era il dicembre del 2020. Una mattina improvvisamente, era la mattina del 16 di dicembre, non riuscivo a scendere dal letto. La saturazione era scesa poco sopra l'80 e stava continuando a scendere a picco. Fortunatamente ho un medico di medicina generale che è meravigliosa, Luciana, è meravigliosa, perché fin dal primo giorno della pandemia si è bardata, rischiando l'inverosimile, ma non ha mai rinunciato ad andare a visitare un singolo paziente. Mi ha salvato la vita. È arrivata, mi ha preso tutti i parametri vitali, ha visto che stavano crollando a picco, ha chiamato l'ambulanza e mi hanno ricoverato all'ospedale di Busto Arsizio. Ricordo un medico che sale, si avvicina, mi dice: Stefano, come stai? Ma io mi sento bene, col casco. Fa: guarda, purtroppo i tuoi valori in realtà stanno precipitando e quindi tra un quarto d'ora sale il mio collega anestesista, ti addormenta, ti intubiamo e ti portiamo in ospedale in fiera. Guarda, se vuoi fai una videochiamata a casa. In quel momento vi assicuro, mi sono passati davanti i volti di una serie di persone che conoscevo della mia città, che hanno fatto lo stesso percorso, non in fiera, sono andati in altri ospedali e non sono più tornati. Quindi avevo proprio in mente i loro volti. E in quel momento ho pensato che quella potesse essere l'ultima videochiamata che facevo
che facevo con la mia famiglia, che facevo a casa. È stata una sensazione che non faccio fatica chiaramente a descrivere, a descrivere. Poi, non mi vergogno a dirlo, ho detto un'ultima preghiera e poi ricordo l'anestesista che è salito, mi ha fatto contare fino a 10, non sono arrivato a 10 ovviamente, mi sono addormentato. A un certo punto mi hanno detto, visto che staccano tutto, dicono dai, dai, andiamo, andiamo. E io, un po' spaventato, dove andiamo? Ti portiamo in terapia intensiva. E lì sono crollato perché sapevamo che nella maggior parte dei casi non tornava più indietro. E così ho cercato di avvisare mia moglie, di avvisare qualcuno, però non è che sia riuscito a avvisare in tanti. In realtà avevo solo tanta paura, non riuscivo neanche a fare i numeri di telefono. Mi ricordo che mi hanno portato verso l'ascensore con il letto stesso. Io piangevo, ho raccontato anche in altre situazioni, e davanti all'ascensore ho incontrato una ragazza, un'infermiera che, vedendomi piangere, si è avvicinata e mi ha fatto una carezza sulla fronte. Dice: perché piangi? E gli ho detto: mi porto in terapia intensiva, penso che non ce la farò a superarla questa volta. E lei invece disse: ma no, vedrai che ce la fai. E allora si chinò, mi diede un bacio sulla fronte e mi disse: guarda, mio papà ti assomiglia un po' fisicamente, e lui l'anno scorso ha avuto lo stesso problema forte e l'ha superata, vedrai che la supererai anche tu. Io non l'ho più vista, non sapevo chi fosse, anche perché bardate come erano, per paura di contagi, non è che si vedesse molto del viso. All'inizio c'era stato questo affollamento al pronto soccorso. Poi ho iniziato a creare un reparto Covid, poi un secondo reparto, poi un terzo reparto, riempendo un padiglione. Poi un padiglione non bastava più, nel giro di poco tempo, poche settimane, un secondo padiglione. Altre settimane un terzo padiglione, sono tanti padiglioni del Policlinico. Però mi ha impressionato come a poco non esisteva più la neurologia, la pneumologia, la cardiologia, ma erano tutti padiglioni Covid praticamente. Alla fine tutto l'ospedale cioè veniva inglobato dai problemi del Covid e tutto quanto, e gli ammalati gravi, acuti, subintensivi e intensivi avevano la priorità assoluta perché erano solo loro da curare, cioè non c'era altro. L'ospedale è stato devastato in questo, non credo ai livelli di... cioè Bergamo ha fatto tante cose, io credo che noi, essendo un ospedale a padiglione, siamo stati più devastati in maniera piccola e locale, diciamo, ogni volta tiravi giù un muro, tiravi su qualcosa di cartongesso o di plastica, e queste cose qui erano rapidissimi a fare queste cose, cioè sono stati velocissimi, nell'arco di 2 giorni cambiava la fisionomia dei reparti, costruire una terapia intensiva in un posto dove c'è stato sempre solo un ambulatorio, che era il padiglione di Palo, che però io abbandonai dopo neanche 3 settimane perché poi aprirono la fiera, quindi mi sono spostato poi lì. Fiera lì invece la diversità era che era già tutto pronto, giusto, pensato bene. Poi dopo l'abbiamo dovuto modificare per renderlo funzionale, però lì non abbiamo tirato giù niente, c'era solo roba che veniva su. E quindi dal punto di vista, diciamo, strutturale è stato più semplice, era tutto fatto bene. Grazie davvero, io le sarò grata per tutta la vita sicuramente, perché me l'ha riportato a casa. Ogni giorno io avevo la sua chiamata, fedele, paziente, umana soprattutto, perché al di là dell'aspetto professionale, dove lui mi aggiornava delle condizioni cliniche che comunque io leggevo in modo parziale perché non è il mio campo, però soprattutto mi dava la speranza di comunque di uscire da questo incubo, e per questo io vorrei che veramente venga rimarcata
la grande capacità e il grande lavoro che tutti i medici, tutto il personale, questa fondazione, questo ospedale Fiera ha svolto per me in modo eccellente, perché io ho riportato a casa mio marito, ma credo che abbia fatto tutto e di più per tutti. Poi purtroppo non tutti sono stati fortunati come noi. Penso a tanti che disprezzano la sanità in Italia, che avrà tutti i suoi problemi, sicuramente sarà anche da migliorare, ma io se fossi nato in un altro paese probabilmente non ci sarei più. Quando sento parlare di chi dice che le vaccinazioni non sono utili, che la malattia non esisteva, penso proprio che non sappiano cos'è la malattia. Io che l'ho vissuta vi posso garantire che è una cosa che, devo dire, che mi ha dato anche delle cose. Avevo sempre paura di morire, che mi succedesse qualcosa. Questa paura non ce l'ho più. È stata un'esperienza che ha dato molte cose negative e mi ha fatto capire che comunque nel mondo c'è ancora gente valida. Una di queste l'avrei conosciuta oggi. Scusate. È il dottor Bottino. Ma penso che come lui siano tutte quelle persone che si alzano al mattino e nella loro giornata ci sia l'impegno di aiutare gli altri. Quindi questa è una cosa che mi conforta anche nel lavoro che faccio, e quando vedo una persona che ha dei problemi cerco sempre di fare di più per venirgli incontro. Scusate se... Credo che la cosa più brutta di questa malattia è il fatto di isolarci, di farci stare da soli e sembra che sei solo contro il mondo, devi lottare da solo, devi difenderti, devi cercare di... Perché non, a volte anche la mano di un familiare, una carezza, un gesto ti può aiutare. E invece lì non hai nessuno. Se non dei ragazzi che, nel mio caso, dei ragazzi davvero in gamba che mi hanno aiutato. Ci hanno aiutato tanto. Ciao. 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 Ci